vogliamo dare al Signore, ma prima voglio proprio dire qualcosa a proposito di questo. Il dare è qualcosa di fondamentale nella nostra vita e non c'è un, come vorrei dire, un tanto. Dio non è qualcuno che ci chiede il pizzo, capitemi? Quindi quando parliamo anche di decima è come a dire un senso di dare a Dio, perché in realtà nel Nuovo Testamento la decima non esiste perché si dava tutto, quindi non perché non si dava niente. Qualcuno dice no. Voglio leggervi infatti questi versetti, proprio perché quello che facciamo sia nella consapevolezza di quello che i primi cristiani facevano, di quello che è la parola di Dio, di quello che è il modo con cui Dio vede la nostra vita, anche pratica. In Atti 4:32 è scritto così: la moltitudine di quelli che avevano creduto era di un solo cuore e di un'anima sola. Non vi era chi dicesse sua alcune delle cose che possedeva, ma tutto era in comune tra di loro. Gli apostoli con grande potenza rendevano testimonianza della resurrezione del Signore Gesù e grande grazia era sopra tutti loro. Infatti non c'era nessun bisognoso fra di loro, perché tutti quelli che possedevano poderi o case li vendevano, portavano l'importo delle cose vendute, lo deponevano ai piedi degli apostoli e poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Qualcuno potrebbe dire: avevano inventato il comunismo. Ma questo era possibile non perché un sistema che si impone, ma perché l'unione, la famiglia, l'unione in Cristo rende possibile di dare per i nostri fratelli, di dare per gli altri, di dare. E il problema della povertà era superato senza nessuna particolare emendamento, legge o codice particolare. Perché? Perché ognuno rispondeva a questo amore e rispondeva a questa indicazione dello Spirito Santo. Non esisteva la povertà, ma non solo, ma tutto quello che poi poteva essere affrontato dalla Chiesa era qualcosa che tutti potevano portare. Non c'era uno solo che pagava per tutti, ma tutti davano, davano, portavano le cose superflue. Come dire, le cose superflue non erano considerate come cose solamente per proteggersi, che noi in questa ottica potremmo dire: ma io ho bisogno di questo, quest'altro, non so che succede, e quindi non basterebbero migliaia, migliaia, milioni di euro per proteggersi. Poi chissà, qualcuno vorrebbe essere imbalsamato e mandato sulla luna, e quindi se costa 1 milione di euro mi devo mettere da parte 1 milione di euro. Ma tutti avevano questo desiderio di dare agli altri, di dare per la causa comune, e quindi non decima. Ma voglio dire una cosa: tutto questo in un clima estremo di libertà, senza pressioni e senza minacce. Fanno testo la storia prima di Giuseppe, il quale vende un campo e dà, e di Anania, che fa la stessa cosa, però poi, sapete tutti la storia, incorre in qualcosa che non era il fatto di non volere dare, ma di volere bluffare, di volere fare finta. Ma lui, tu non eri libero di dare? Il dare è una libertà, non c'è nessuno che può imporre e dirti devi pagare il pizzo, ma nello stesso tempo, dando si riceve e si dà. Concludo con un altro versetto, in
Seconda Corinzi capitolo 8 verso 11, portate a compimento anche il fare, affinché come c'è stata la prontezza del volere, così ci sia anche il compiere secondo i vostri mezzi. Poiché se c'è la prontezza dell'animo, essa è gradita in ragione di quello che uno ha e non di quello che non ha. Perché questo non si fa per recare sollievo ad altri e peso a noi, ma per un principio di uguaglianza. Ancora una volta troviamo questa libertà in cui se siamo realmente consapevoli di essere parte di un corpo, possiamo dare perché questo corpo si sviluppi, perché ogni parte di questo corpo non possa soffrire la penuria. E questo certamente in primis, in primo luogo per quelli della propria comunità, ma non solamente collegato a noi, ma in prima istanza quelli che sono vicini a te, e poi certamente anche il tuo prossimo, anche tutti quelli che sono in senso più ampio, secondo la misura di quello che abbiamo. Quindi cerchiamo di comprendere questo spirito. Ecco, noi non sottolineiamo questo discorso, devi dare la decima, ma non perché crediamo che non è utile dare a Dio, ma perché pensiamo che dovremmo partire con visioni, con obiettivi molto più grandi della decima. La decima dovrebbe essere, come a dire, un modo, un test di dire: almeno mi ricordo una parte di quello che ho, lo do a Dio. Ma Dio si soddisferà quando tu darai la decima e ti dirà: basta, hai pagato le tasse, quindi sei a posto, oppure di no. Dio sarà sempre più contento nella misura in cui tu comincerai a dare te stesso, dare la vita, dare tutto. Io credo che Dio sta pressando nei nostri cuori, perché è proprio attraverso il nostro dare che il suo amore potrà raggiungere tante persone in questo momento abbandonate, sole, povere, disperate. Se non c'è questo, se godiamo solo del nostro avere, non possiamo realmente essere cristiani completi. Amen. Vogliamo dare a Dio. Volevo soltanto condividervi una cosa che ho avuto nel cuore due giorni fa, leggendo la Bibbia. Proverbi 25. I disegni nel cuore dell'uomo sono acque profonde, ma l'uomo intelligente saprà attingervi. E ho sentito proprio questa cosa dell'acqua profonda, no? Quando noi ci tuffiamo a mare, non so a chi di voi piace nuotare, piace stare in acqua. A me è sempre piaciuto, forse perché mio papà da piccoline a 2 anni ci prendeva, ci portava in alto mare con la barca e ci buttava così. E diceva: nuota, galleggia. E così ho imparato subito a nuotare, a prendere confidenza con l'acqua. E mi è sempre piaciuto andare anche dove ci sono le rocce, esplorare. Non ho mai fatto sub, però con la maschera, vedere i pesci, la vegetazione che c'è sotto nell'acqua. E questo verso proprio che dice: i disegni del cuore dell'uomo sono acque profonde. Allora nell'acqua profonda tu devi spingerti, immergerti e fare anche un po' di fatica, un po' di allenamento per trovare questi tesori nascosti, queste meraviglie che Dio ha creato anche nel nostro cuore. Il Signore ha messo nel nostro cuore questi desideri in profondità. Alle volte sono così profondi che noi diciamo: ma non so, siamo un po' superficiali, non prendiamo del tempo per capire cosa Dio ha messo nel nostro cuore. Ma Salomone dice: l'uomo intelligente saprà attingervi. E quindi quest'uomo intelligente siamo tutti noi, perché Dio ci ha dato l'intelligenza, ma la dobbiamo usare. La dobbiamo usare perché dobbiamo capire che comunque attingere tesori di Dio, un po' come diceva anche Benedetto, non è così
Ah, Signore, io sono qua se tu vuoi mi darai. Il Signore vuole darci, il Signore vuole che noi andiamo verso i desideri del nostro cuore perché è Lui che li ha messi in noi. Però noi dobbiamo dire, Signore, io voglio stare con te, voglio pregarti, voglio imparare ad ascoltare la tua voce, voglio imparare a capire cosa tu mi vuoi dire oggi, questo giorno, attraverso la Bibbia, attraverso la preghiera, attraverso la musica cristiana che possiamo metterci, che ci può incoraggiare in un momento di sconforto, in un momento in cui siamo confusi. E io proprio vi invito a stare di più alla presenza del Signore, perché possiamo attingere a delle cose così belle che nemmeno ce le immaginiamo. Se andiamo a Mondello, vediamo l'acqua limpida e ogni tanto ci sono dei pesci piccoli piccoli, ma se andiamo in alto mare e ci tuffiamo, possiamo vedere di più. E se andiamo nelle coste dove ci sono i coralli e tutta una specie di pesci bellissimi che forse vediamo solo nei documentari e alla televisione, vediamo ancora di più. Ma questo dipende da noi. Dobbiamo volere vedere di più. Non dobbiamo solo bagnarci i piedi dove il litorale è carino. Ma il Signore vuole di più perché ci sono gioie infinite e sazietà alla sua presenza. Voglio incoraggiare a farlo a tutti voi. Dio vi benedica. Alleluia, molto brevemente perché vediamo che in realtà lo Spirito Santo ci sta conducendo a fare sì che la fonte venga da tutti quanti. Ognuno di noi è un canale e non c'è qualcuno che è il punto fondamentale, ma il concerto che Dio vuole sviluppare attraverso la nostra vita usa vari strumenti, varie strumentalità, per cui abbiamo bisogno di imparare ognuno ad ascoltare, ma abbiamo bisogno di imparare ognuno a partecipare, proprio perché il culto diventi una coralità, diventi una armonia di suoni anche diversi, ma prodotti realmente dall'amore, prodotti dalla presenza di Dio. E io quindi sarò estremamente sintetico, mi prenderò 10 minuti questa volta, quindi proprio perché voglio che impariamo a valutare tutto quello che viene dato da chiunque venga, perché quello che ispira ogni cosa è lo Spirito Santo e noi abbiamo bisogno di imparare ad ascoltare la voce dello Spirito Santo, e dipendere dalla voce dello Spirito Santo, non dipendere dalla persona che è strumento, che è canale dello Spirito Santo. Questo è un concetto importante, dobbiamo imparare a dipendere principalmente dallo Spirito Santo che si serve di ognuno di noi per dare quel contributo, quella parte importante. Io so che lo Spirito Santo sta generando in molti di voi, io direi in tutti, una capacità di partecipazione più grande, lì dove mentre ricevete, mentre prendete, mentre accogliete l'atmosfera, l'unzione, eccetera, eccetera, però anche vi sentite coinvolti di esprimere, di portare fuori la vostra parte di contributo a quello che è la comunione fraterna, la comunità cristiana, la comunità locale come punto di partenza, ma poi in un senso più ampio, visto che la Chiesa non ha confini, parte dal locale, parte dalla cellula, ma arriva alla Chiesa universale. Dio ci sta facendo fare un tirocinio perché nessuna parte nel suo corpo possa essere inefficace, possa essere in pensione, possa essere posteggiata da qualche parte. Io vorrei leggere un versetto, leggerò solamente il primo versetto della riflessione, magari poi la continueremo un'altra volta, in Prima Pietro, capitolo 4, verso 9. Nove, dieci e undici. In particolare ci fermeremo al 10. Mi piace sempre prendere come in un sandwich il versetto superiore e quello inferiore prima di mangiare insieme questa parte. Allora, la parte superiore del sandwich dice: siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. Eh già, questo è tutto un programma.
Perché se già uno riesce a mormorare senza avere contatti con gli altri, figuriamoci se poi si incontra, si vedono i difetti, si vedono cose che non vanno, allora chiaramente questo potrebbe scoraggiare l'ospitalità, potrebbe portare a criticare, a mormorare, ma la cosa più bella è quando realmente sviluppiamo questo dono, questo carisma dell'ospitalità e lì realmente mettiamo a proprio agio la persona. Questo è un carisma importante che parte dalla nostra casa, ma in generale poi si estende. C'era una particolare attenzione, se voi ci fate caso nel Vecchio Patto, a tutti gli stranieri. C'erano delle leggi, delle normative, per cui gli stranieri dovevano avere una attenzione particolare. Non sto dicendo gli stranieri nemici, ma gli stranieri dovevano essere accolti, e così credo che questo spirito dell'ospitalità, senza mormorare, è uno spirito sicuramente che Dio ha messo nella Chiesa e abbiamo bisogno di praticarlo, di esprimerlo. Quindi la prima esortazione, in maniera sintetica, è: siate ospitali gli uni verso gli altri, invitatevi a mangiare gli uni, non mangiatevi gli uni gli altri, ma accoglietevi, non divoratevi gli uni gli altri, ma invitatevi a mangiare, state assieme, agapate, permettetemi questo neologismo, state insieme in una comunione, desideratelo, vincete la normale resistenza. Ce sono alcuni magari che ce l'hanno più come stile di vita quello di ospitare, altri che si devono sforzare perché devono uscire da questo senso di solitudine in cui si sono trovati abbastanza bene. Ecco, rompete queste barriere e invitatevi anche tante volte, invitatevi se c'è una familiarità e siate invitati dagli altri, per vivere una ospitalità costruttiva senza lamentele. Poi magari se vi hanno preparato la cosa che non è il meglio, come mangiare, mangiate senza lamentarvi naturalmente. Magari poi in un altro momento dice: io sono contento che hai preparato questo, però questa è proprio quella cosa che io non riesco a digerire. Dico, quindi nella libertà, dobbiamo avere anche questa libertà, l'amore determina la libertà di parlarsi senza entrare in conflitto. Ma andiamo al centro, perché ho detto 10 minuti, del sandwich. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo metta al servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio, mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Una introduzione su un tema così fondamentale come quello del tutti insieme, ma tutti con un ruolo, tutti con una funzione, tutti con un carisma, tutti con la possibilità di contribuire a quella dimensione meravigliosa che è il corpo di Gesù. Tutti nella propria diversità, tutti con una specificità e una originalità, e questo chiaramente presuppone il fatto di avere comprensione di tante maniere con cui si può servire Dio, da quelle più pratiche a quelle amministrative, a quelle di ogni genere, ma soprattutto in ogni caso considerandolo un servizio a Dio. Non c'è un servizio più spirituale di un altro, non c'è un servizio più importante di un altro, ma quella che è importante è l'attitudine. Ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo metta al servizio degli altri. Due cose brevi e termino. Intanto sicuramente noi siamo chiamati a mettere la nostra vita al servizio degli altri, nella misura in cui, dicevamo poco fa, scopriamo che è miglior cosa dare che ricevere. Siamo chiamati, nel momento in cui facciamo comunione, a dare. Comunione, sapete, nel
nell'etimologia della parola, significa mettere tutto in comune, un po' come facevano i primi cristiani. La loro comunione, infatti, non si estendeva a prendere insieme del pane e del vino, come poi si è chiamata comunione, ma si estendeva a mettere in contatto le loro vite, i loro soldi, non le loro mogli, quelle ognuno aveva la sua, non si condividevano. Questo purtroppo è invece una cosa che è venuta più avanti nella apparente evoluzione della mente umana. Condivisione per servizio, comunione come condivisione di servizio, in cui ognuno va scoprendo di essere parte di un tutto, dove ognuno va scoprendo anche di avere un carisma diverso, un modo diverso, ma che tutto questo sia finalizzato non a mettersi sopra gli altri, non a paragonarsi agli altri della serie il mio carisma è migliore del tuo o il mio dono è migliore del tuo, ma finalizzato a fare sì che il corpo non manchi di niente. E questo è quello che lo Spirito Santo sta cercando di imprimere nella Chiesa, anche se si scontra con il nostro egoismo, si scontra con la nostra difficoltà a viverci come gruppo, come cellula, come squadra. Nel popolo di Israele c'è un senso molto forte di corpo. In qualunque posto, in qualunque luogo si trovino gli ebrei, sono l'uno per l'altro. Chiaramente ci sono anche le eccezioni, però dico nella loro cultura, nel loro modo di stare insieme è molto evidente questo senso di corporeità, di unità. E credo che è importante nella nostra vita, nella vita della nostra piccola comunità, che cresca questa dimensione, cioè che ognuno si senta partecipe. In qualunque posto, in qualunque ruolo poi si misurerà, l'importante è sapere che lo sta facendo per Dio e non per essere solamente approvato, lo sta facendo con la forza di Dio. Infatti, qui come avete notato, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce. E se si compie come un servizio mediante la forza che Dio fornisce, già il remuneratore di quel servizio è Dio. Se tu stai amando perché ami per Dio, non ti aspetti per forza che quello ti dica grazie. Certo, se poi ti dice grazie, non dico che è spiacevole. Però se stiamo facendo qualche cosa, se abbiamo capito che il servire nasce dal cuore di Cristo, nasce da quello che Dio ha messo in noi e lo esprimiamo nella nostra differenza, nella nostra originalità, ma lo esprimiamo con l'amore e con la forza di Dio, questo già ci dà un senso di remunerazione, di pagamento. Dio paga, potremmo dire. Chi mi paga se io servo? Noi siamo tutti in un contesto dove se noi serviamo dobbiamo essere pagati, è giusto? Scioperi, niente di male per cercare di migliorare la propria posizione sociale, la propria retribuzione, ma siamo lontani da un'ottica dove chi paga è Dio. E paga non con chissà che, ma paga facendoci scoprire ancora di più del suo carattere. Mentre tu versi l'amore e per amore servi, e per amore aiuti, e per amore sei volontario in imprese di qualunque genere, al servizio della Chiesa, al servizio del prossimo, mentre lo fai con la forza che Dio ti dà, Dio già ti sta pagando, perché questa forza cresce in te. Questa è la logica pazzesca di dare e abbondare ancora di più, perché si dà con la forza di Dio. E Dio sta chiamando, ci alziamo in piedi. Dio sta chiamando te, me, ognuno di noi questa mattina ad essere amministratori della svariata grazia di Dio. Dio ha riversato la sua grazia nella tua vita,
Dio ti ha dato grazia. Dio ha messo qualcosa di grande in te ed è bene che tu lo scopra, come abbiamo sentito, è bene che scopra queste risorse profonde, questo fiume profondo di grazia che scorre dentro di te. L'intelligenza è scoprirlo, l'intelligenza è apprezzarlo, coglierne tutte le potenzialità intrinseche. Tutto quello che Dio ha messo in te è meraviglioso. Ma subito collegato a questo, se tu c'hai un talento, se tu c'hai una capacità pratica, questo è perché possa servire non solamente al tuo personale progetto, ma perché possa essere deposto ai piedi del Signore e diventare un beneficio per gli altri. Ecco perché Dio ci vuole coinvolgere spesso in imprese comuni dove ognuno mette una parte, ed è bellissimo vedere quando riusciamo a costruire qualcosa insieme, sia che sia un edificio spirituale. Che bello quando nella lode non siamo solo io, mamma, te e tu, ma tutti quanti entriamo e risuoniamo. Non ci sono quelli che lodano e quelli che guardano, ma tutti sanno di essere importanti nel innalzare il nome di Gesù. Che bello! Si costruisce un edificio molto più bello, anche se qualcuno dice no, ma io non voglio lodare un poco con la voce perché sono stonato. Non ha importanza. Che bello quando ognuno capisce di essere importante nel progetto di Dio e non spettatore, ma attore principale, con i suoi limiti, con le sue difficoltà. Ognuno di voi una parte originale del corpo di Dio, una parte meravigliosa che ha bisogno non solamente di essere presente, ma di esprimersi, di fare, di estendere la propria realtà a beneficio degli altri. Ma così come con queste imprese, qualunque impresa dove si è insieme dà il senso dell'unione, della forza. Tante volte sottolineiamo quelle imprese, ci vediamo dei film dove c'è una squadra in fondo di militari. Magari noi siamo antimilitaristi e non ci piace la guerra, però vedere il senso della squadra, l'unione, tutti per uno, uno per tutti, è una cosa che ci dà forza. Perché? Perché nella mente di Dio questa idea. Perché nella mente di Dio che ognuno faccia valere le proprie capacità al servizio degli altri. Nessuno di voi è inutile, nessuno di voi, indipendentemente dalla crisi che sta passando, indipendentemente dai lavori in corso che ha nella sua mente, nessuno di voi è inutile. Siete chiamati ad essere amministratori, ma più buoni amministratori della grazia di Dio. E questo come lo farete se non mettendo le vostre risorse umane, il vostro denaro, la vostra intelligenza, la vostra capacità tecnica? Che è stato bello, qualcuno l'ha visto, quando abbiamo organizzato anche delle cose pratiche come banco alimentare o altre cose del genere, essere insieme, tutti si sono stretti, si sono coordinati, hanno sentito l'unità per un servizio agli altri. È questo che lo Spirito Santo vuole determinare nella nostra vita, come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo metta al servizio degli altri. Fratelli, sorelle, ognuno di voi ha un dono. Qualcuno dice io ho il dono dell'incredulità, quello non lo puoi mettere a servizio, ma puoi dire io ho difficoltà a credere, ma vieni incontro, sovvieni Signore, oppure aiutami fratello a credere. Puoi essere anche tu riportato nel campo della fede. Ognuno di voi ha un dono ed è bello scoprirlo, ma è bene che anche voi lo sappiate, è bene che anche voi chiediate a Dio: Dio, come posso mettermi al servizio?
come posso fare qualcosa per il tuo progetto? Come posso fare qualcosa? Se avremo la possibilità ora di prendere questo locale nuovo e magari ci sarà di ristrutturare, sarà bello, ci sarà lavoro per tutti. Naturalmente ci vorranno delle persone che hanno una capacità tecnica, tra di noi qualcuno c'è, grazie a Dio, ma poi ci vorranno altri. Sarà anche lì un costruire qualche cosa che non è tanto per dire abbiamo una chiesa più grande, ma è per permettere ad altre persone, per avere altre attività, per ancora una volta poter fare sì che la chiesa prenda dei pesi intorno e sia capace di venire incontro alle necessità, ai bisogni del mondo intorno a noi che si sta disfacendo senza nessuno che gli lancia un salvagente. Sei pronto a lanciare un salvagente? O vuoi dire si salvi chi può? Sei pronto a fare della tua vita un salvagente lanciato per gli altri? Vogliamo pregare questa mattina perché lo Spirito Santo sta pressando, perché ognuno di voi possa in maniera cosciente, chiara, determinata, esprimere il proprio dono, qualunque esso sia, il proprio talento, la propria capacità. E ci riusciremo anche in una comunità così disorganizzata come la nostra. Ci attrezzeremo, cercheremo di capire come, ma ognuno di voi potrà partecipare in una maniera reale, forte, a questo progetto che Dio ha, perché nessuno di voi è inutile, nessuno di voi è superfluo. Ognuno di voi ha un ruolo importante e lo scopriremo insieme. Amen. Preghiamo. Signore, grazie perché tu non ci hai chiamato semplicemente singolarmente, non ti sei rivelato nella nostra vita e ci hai dato una ricchezza grande che è la tua salvezza, ma grazie perché ci hai chiamato anche come gruppo, ci hai chiamato come corpo, ci hai chiamato come squadra, ci hai chiamato come team che possa alzare il tuo vessillo, che è un vessillo di libertà, di amore, di pace, e che possa andare alle conquiste, che possa andare alle conquiste che tu ci hai messo davanti, conquiste non con armi umane, ma conquiste che vincano lo spirito di povertà, che vincano lo spirito di morte, che vincano lo spirito di fatalismo, di incredulità che circonda questa società. Signore, che i legami si facciano più forti e che ognuno possa decidere di prendere la propria unicità, la propria originalità e metterla nel corpo, esprimerla nel corpo unito dal tuo amore. Ti prego per questo, per ognuno di questi miei fratelli e sorelle, che ognuno possa desiderare, bramare di poter andare al centro della tua volontà, nel posto, nel ruolo che gli hai dato per essere servo del tuo corpo, perché abbiamo capito che servire te e servire il nostro fratello sono due cose analoghe, sono due cose uguali, Signore. Non possiamo servire te senza servire il fratello e non possiamo servire il fratello senza servire te. E lo vogliamo fare con la forza che tu ci dai, nel nome di Cristo. Amen, amen, amen. Dio vi benedica, buona domenica. Salutatevi, apprezzatevi e dite: io voglio mettere il mio dono al tuo servizio. Ditelo e fatelo, però ditelo, dite al fratello e alla sorella: io voglio mettere il mio talento, le mie capacità al tuo servizio. Voglio servirti.